Buonasera ai nostri telespettatori e ben ritrovati con il TG91 Sport. Apriamo con il calcio, prima giornata del girone di ritorno per le squadre del girone B del campionato di eccellenza. Il Siena ha osservato il turno di riposo, mentre il Mazzola è tornato alla vittoria grazie al 2-1 ai danni della Lastrigiana. Sentiamo le parole a fine partita di Stefano Argilli. Abbiamo fatto un bellissimo primo tempo, siamo andati in vantaggio i due gol con qualità di giocate, velocità, potevamo anche addirittura farne un altro paio, però davvero abbiamo dato il meglio. Poi il secondo tempo non tutto demerito nostro, anche merito dell'avversario, sono saliti di intensità agonistica, hanno cambiato anche a livello tattico un po' d'atteggiamento e abbiamo dovuto soffrire. Abbiamo preso gol su palla inattiva e ci capita un po' troppo spesso e poi abbiamo sofferto fino alla fine, non siamo riusciti a sfruttare qualche contropiede interessante, però chiaramente siamo contenti perché la vittoria ci fa ritornare in una, con un morale più alto, ci fa capire che la squadra sta bene, che gioca bene, che oltre alla qualità delle giocate riesce a portare a casa anche le vittorie, che sono la cosa ancora più importante. Abbiamo questo tour de force in questa settimana, cerchiamo di affrontarlo al meglio, sfruttiamo tutta la rosa come sempre, su quello è il nostro orgoglio e cerchiamo di riposarci adesso, perché comunque è stata una battaglia fino al 90esimo e oltre, e ripartiamo con lo stesso spirito mercoledì. Andiamo in casa a Stata Verne, la squadra di Stefano Bartoli ha pareggiato 0-0 contro il Signa, una delle formazioni di vertice del campionato. Sentiamo le parole del mister al termine della partita. È stata un'ottima partita, affrontata bene, soprattutto nel secondo tempo è mancato il gol. Troppe volte ci siamo presentati nell'ultimo passaggio, comunque al tiro in maniera abbastanza pulita, e non siamo riusciti a metterla dentro. Purtroppo è un problema che ci portiamo avanti da un po' di giornate a questo punto. E sicuramente il bicchiere è mezzo pieno, perché la compagine avversaria è ottima, non a caso seconda. Fuori casa non avevamo mai perso, quindi 4 vittorie e 4 pareggi, quindi sapevamo insomma l'importanza della squadra. Davanti, finché si arriva in fondo alla partita, si è creato 5-6 occasioni, sono contento, poi si cercherà di migliorare sotto il punto di vista realizzativo. Peccato, noi avevamo superiorità numerica nel primo tempo, finché non sono ripassati 4-3 loro, un 3-2 e mezzo al campo che non sempre si è sfruttato. Quando siamo riusciti a sfruttarlo, o tramite play o tramite mezzala, si è creato sistematicamente superiorità. Lì forse bisognava essere più bravi noi a trovare sia Discepolo sia Gabriele Mazza in queste situazioni. Siamo andati 2-3 volte sia a calcio d'angolo sia a punizione laterale a colpire puliti, peccato soprattutto quella dei bianchi è stata grossa l'occasione. L'obiettivo nostro è fare passo dopo passo, acquistare sempre una posizione. L'obiettivo ora è il quintultimo posto e poi dopo ci riguarderemo in faccia, ma ancora per arrivare al quintultimo posto è tanto lunga, perché le squadre ora, a parte oggi, sono stati risultati discreti, però il Firenze Ovest ha vinto, quindi non si può stare mai tranquilli. Sentiamo anche il commento a caldo dell'allenatore del Signa, Stefano Scardigli, che ha parlato ai nostri microfoni. Penso che il pareggio sia il risultato più giusto, diciamo, è stata una partita giocata fra due squadre, si sono affrontate a faccia aperta, con molte occasioni da entrambe le parti, poteva finire magari con qualche gol per le occasioni che ci sono state, però diciamo è un punto dai, che smuove la classifica, ora iniziano ad essere partite diverse dove i punti pesano di più, quindi è normale trovare anche squadre che ci affrontino anche con tanto agonismo e voglia comunque fare punti, ecco. Siamo là e vogliamo provare a starci, quindi su tutte le partite cerchiamo di fare 3 punti, è ovvio che poi le partite vanno giocate, va visto come vanno, penso che alla fine il pareggio sia giusto, però ecco, abbiamo avuto delle occasioni specialmente nei primi 20 minuti dove potevamo magari subito mettere un'impronta importante, poi l'asta è stata brava, è venuta fuori, ha fatto la sua partita e ci ha messo comunque anche in difficoltà in alcune occasioni.
Protagonista dell'anticipo di sabato, la Sinalunghese, che ha vinto un match molto combattuto contro l'Audax Rufina per 1-0. Soddisfatto a fine partita mister Yuri Pezzatini. Sentiamolo. Sì, una vittoria dura, sporca, dove la squadra alla quale faccio complimenti ha interpretato bene perché il campo era molto allentato, giocavamo contro una squadra fisica che fa della riaggressione sulla seconda palla la propria forza. Però insomma devo dire che poi alla fine è una vittoria che ci fa festeggiare molto. Era importante per noi partire in modo diametralmente opposto rispetto a come eravamo partiti all'andata e diciamo che sotto la calza troviamo il cioccolato, dai, dentro la calza troviamo il cioccolato. Ma io dopo la falsa partenza, diciamo così, la partenza molto brutta, avevo chiesto un cambio di passo che poi avevamo ottenuto con quei 7 risultati utili consecutivi, tra cui 5 vittorie. E diciamo che a un certo punto avevo quasi sperato e chiesto alla squadra di girare a 25 punti, è un punteggio che se viene raddoppiato è un punteggio che ti può far sognare anche i playoff. Diciamo ci siamo arrivati vicino, qualcosa abbiamo lasciato per strada sicuramente in partite come Signa e quindi un po' d'amaro in bocca ce l'ha lasciato, però ecco, diciamo che oggi era un bel test, un bel banco di prova, ragazzi volevano riscattare la partita dell'andata e quindi noi abbiamo bisogno di arrivare a 40 punti il prima possibile, poi dopo arrivati a 40 con questo campionato difficile ragioniamo di altro. Adesso cambiamo argomento e passiamo al volley. Il Mavillas ha giocato ieri contro Prata di Pordenone ed ha vinto al tiebreak, una vittoria fondamentale per i bianco-blu che in questo modo accorciano le distanze sulle squadre che la precedono. Sentiamo il vicepresidente del Mavillas, Fabio Mechini. Una vittoria importantissima per noi in primis, perché ci doveva dare le certezze, le conferme di quello che stiamo lavorando in questo periodo. Una vittoria per la classifica, una vittoria per il morale. E chiaramente iniziano ad essere diversi gli scontri diretti che abbiamo perso in casa e nel girone di ritorno vorremmo chiaramente ricambiare con gli stessi risultati gli scontri diretti che andremo a fare in trasferta. Per cui essere a Pordenone avanti 2-0, essere recuperati e poi vincere 3-2, siamo ben felici perché è un campo molto difficile, è una squadra molto difficile, sta giocando bene, ha ritrovato nell'opposto il terminale di attacco più importante e non era scontata, per cui veramente molto 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 bene. Ottimo lavoro fatto da staff e ragazzi. Adesso il basket, la Menzana aspetta il suo ritorno in campo in programma mercoledì. Intanto la Virtus ha vinto 66 a 57 contro Arezzo, mentre il Costone è impegnato proprio in questo momento nella finale di Coppa Toscana contro la Fides Montevarchi. Di tutto questo parleremo nel dettaglio a breve durante Domenica Sportsera. E questa è anche l'ultima notizia di questa edizione del TG91 Sport. Come detto, ci vediamo tra poco alle 21 con Domenica Sportsera.